Raga, dunque ben ritrovati in questo nuovo video. Ragazzi, ci siamo, finalmente siamo tornati con lo Zip. Oggi finalmente lo proviamo, nel senso che lo mettiamo in moto, ve lo faccio sentire, vi faccio vedere tutta la nuova elaborazione che è stata portata appunto allo Zip. È ovvio che l'elaborazione è un'elaborazione quasi completa, mancherebbero un paio di cose, di cui una sta per arrivare, uno ovviamente non si cambia per motivi appunto stradali, in quanto l'accensione mantengo quella originale, perché a parte che non mi interessa sostituirla e diventare matto coi piattelli, ma più che altro perché l'impianto elettrico mi serve, di conseguenza non posso andarla a sostituire. Detto questo, ragazzi, oggi dopo un anno andiamo a rimettere mano sullo Zip. Infatti dovremmo fare un lavorino, ovvero cambiare il galleggiante al carburatore, oltre a fare la prima accensione, comunque provare a vedere un attimino il tutto. Ovviamente lo scooter è già stato acceso, però comunque per voi è una prima accensione. Ovvio che non l'ho provato da dire, ci ho già fatto la carburazione e la taratura, ho messo su dei getti che secondo me bene o male ci dovremmo essere, anche perché circa con questo tipo di motori su Piaggio si gira con quei getti lì, di conseguenza secondo me bene o male dovremmo essere a posto. Poi ovvio che ci sta raggiungendo il cambio stagione, di conseguenza sta cambiando molto la temperatura da un giorno all'altro, non è proprio facile fare una carburazione ottimale, quindi sicuramente aspetteremo ancora un paio di settimane in modo da addentrarci in quel che è appunto l'autunno vivo, in modo che la temperatura un po' si stabilizzi. Detto questo, ragazzi, ci tengo a fare una precisazione prima che inizi il video. Come ben sapete, questo è lo Zip di mia sorella e sono sorti molti dubbi in merito, nel senso che molti dicono: ma per una donna, ma per una ragazza, uno scooter del genere si fa male, non dove vuole andare, eccetera eccetera. Ragazzi, come ben sapete, qualcuno di voi lo sa, la maggior parte, magari qualcuno non lo sa, mia sorella possiede un CR85 Motard da pista, con cui gira attualmente, con cui ha girato anni passati, ha fatto delle gare quando correvo anch'io, quindi sicuramente l'ultimo dei suoi problemi è un 2+, quindi non vi preoccupate, comunque mia sorella è perfettamente in grado di guidare un mezzo del genere e oltre, non avrebbe problemi neanche a guidare il mio Phantom, quindi figuratevi un 2+, quindi sicuramente non vado a dare in mano a una persona che non ne ha le capacità un mezzo che è totalmente inadatto a quello che sono appunto le sue capacità. Quindi mia sorella è perfettamente in grado di guidare un 2+, quindi anzi, ripeto, guida un CR85 da 25 cavalli, di conseguenza non è assolutamente un 2+ il problema. Detto questo, ragazzi, ora vi vado a far vedere lo scooter, quello che è stato fatto, quello che manca e quello che non è stato fatto, e poi procediamo con lo smontaggio del carburatore per sostituire il galleggiante, vi spiegherò perché, e poi andiamo fuori a fare un'accensione appunto sul cavalletto per sentire un po' come gira, visto che dall'ultima volta che l'ho carburato, o che comunque ho provato a carburarlo, nel senso dopo la prima accensione ho regolato un attimo a sensazione la carburazione, vediamo se bene o male ci siamo oppure siamo ancora un po' fuori. Ragazzi, vi mostro lo scooter in tutti i suoi particolari e dopo ci spostiamo nuovamente qua sul banco per andare a modificare il carburatore, ovvero per la sostituzione del galleggiante. Molto bene, ragazzi, allora perdonate l'inquadratura ovviamente mossa, ma ho il treppiede in mano, di conseguenza l'inquadratura verrà un po' mossa. Allora, questo, ragazzi, è lo Zip, come potete vedere è già finito, manca impianto elettrico e carene che dovremmo finire di montare, in quanto devo fare delle modifiche per il montaggio del termometro, quindi sto un attimino valutando il tutto, e in più aggiungeremo il serbatoio dell'olio che manca per avere il doppio serbatoio, visto che la spia della benzina del Piaggio non è che sia proprio così affidabile, quindi in caso finisca il primo serbatoio e si rimanga a piedi, non si rimane a piedi perché abbiamo l'altro serbatoio e quindi sappiamo che abbiamo circa un litro per andare al benzinaio. Detto questo, ragazzi, lo Zip si presenta in queste condizioni. Allora, parliamo un attimo, ragazzi, dei lavori che sono stati fatti sullo scooter. Allora, come potete vedere, il telaio è stato riverniciato nero opaco, quindi pulito, lavato, stirato, eccetera. Dopodiché è stata revisionata completamente la forcella anteriore, disco nuovo, pinza revisionata, ammortizzatore nuovo, revisione della forcella completa. Abbiamo riverniciato e restaurato il parafango, il copriforcella. Dopodiché abbiamo montato quel che è tutta la parte posteriore, ovvero il blocco motore completo, che dopo ne parleremo. Abbiamo lavato il serbatoio, insomma abbiamo fatto un restauro completo di quel che è appunto lo scooter. Questo, ragazzi, è il blocco motore, perdonate magari i cavi accensione, cavo di massa che sono leggermente buttati lì, ma finché non ho l'impianto elettrico non so dove farli passare bene per avere il minimo dell'ingombro, di conseguenza perdonate un pelino di confusione. Ora, questo, ragazzi, è il blocco motore che adesso ne andiamo a parlare. Allora, il carter ovviamente è Zip SP modello vecchio, è stato preparato diciamo nei limiti per non compromettere l'affidabilità, quindi non siamo andati a togliere o comunque a fare riporti di alluminio, di stucco, quindi non abbiamo tolto tanto materiale nei limiti, giustamente, perché comunque si rimane un blocco stradale.
abbiamo raccordato quelli che sono i travasi del cilindro con la basetta e con il carter, in quanto l'albero è un RHQ BL85 spino 812. Il cilindro vedete essere un 2 plus, ovviamente basettato 85 mm, quindi con la biella lunga. Per quanto riguarda l'accensione, completamente originale, pacco lamellare VL13 con relativo collettore Malossi corto e 21 PHBG filtro, ovviamente quello Malossi. Per quanto riguarda la pompa dell'acqua, stiamo utilizzando una Polini. Trasmissione abbiamo MHR101, Ventilvar 101, cinghia Malossi dell'over, correttore 134, fly con campana, perché è una frizione che ho già rodato, ha veramente un ottimo grip con questa campana e quindi finché le cose vanno bene sono abituato a lasciarle andare. Ho una Delta, ma visto che attualmente non mi occorre non sono andato a modificarla. Poi sicuramente si intravede il copre rapporti Polini Evolution, e l'unico difetto di questo scooter attualmente sono i rapporti, in quanto abbiamo dei rapporti completamente originali, li devo allungare assolutamente sì, ma attualmente per metterlo in piedi e tutto ho montato quelli originali, perché stavo scegliendo un attimino la rapportatura anche in base alla potenza del motore. Per quanto ragazzi riguarda l'impianto di scarico, mi sono voluto affidare, come leggete dalla marca, AST, a Simone, che ovviamente saluto e ringrazio per l'impianto di scarico, perché a parer mio la marmita ragazzi è veramente molto molto bella. Ovviamente lui non ve la dà graffiata, questa l'ho graffiata io, perché comunque il design è veramente molto molto bello, riprende il design della R1004, comunque della Stage. Peculiarità ragazzi di questa marmitta: ovviamente la marmitta è fatta su misura, calcolata appunto per l'elaborazione che siamo andati a montare. Silenziatore in carbonio, marmitta ancorata alla staffa e silenziatore ancorato alla staffa tramite 3 ceiling block, quindi vibrazioni veramente inesistenti per quanto riguarda la marmitta. Abbiamo il gomito smontabile, quindi per provare diversi ugelli nella parte posteriore della marmitta. Una bella bella caratteristica che ha questa marmitta è che ovviamente è disponibile sia con torsion che senza torsion, se qualcuno dovesse montare il torsion o comunque utilizzarlo in pista. E un'altra cosa veramente figa è che, nonostante il cilindro attualmente sia in BL85, ma quando avevo il MK2 con la biela da 80, la marmitta è stata fatta in modo che non tocchi nel telaietto, che molte marmitte come la curva alta ad esempio Malossi tocca nel telaietto. Con la ST Simone appunto sviluppa e progetta la marmitta per fare in modo che non vada a toccare con il telaietto. Quindi sicuramente è veramente un'ottima marmitta, un ottimo prodotto, anche per un fattore di comodità, design e soprattutto prestazioni. Vi lascio ragazzi nel primo commento sotto l'Instagram appunto di Simone, se volete contattarlo per farvi fare una marmitta su misura, ovviamente per qualsiasi tipo di scooter, qualsiasi tipo di elaborazione, secondo le vostre esigenze. Detto questo ragazzi, procediamo con lo smontaggio del carburatore. Per quanto riguarda il rimontaggio del galleggiante, quindi andiamo a smontare quello vecchio sostituendolo con quello nuovo, vi spiegherò il motivo del perché sono andato a montare un galleggiante diverso e la motivazione per il quale lo sostituisco è perché ha preso del gioco, quindi vorrei evitare svuotamenti di vaschetto o problemi di carburazione perché il galleggiante non lavora correttamente. Detto questo, iniziamo a smontare il carburatore e successivamente ci spostiamo sul banco di lavoro per andare a sostituire quel che è il galleggiante. Molto bene ragazzi, eccoci qua sul banco, andiamo a togliere quel che sono ovviamente le 4 viti dalla vaschetta. Molto bene, fatto questo ci troviamo davanti ovviamente alla guarnizione e ovviamente andiamo a togliere quel che è la stina del carburatore. Eccola qua, andiamo a togliere il galleggiante con il suo spillo. Notate che ovviamente manca la ranella sotto l'oggetto del massimo, sinceramente avrei dovuto acquistarlo ieri ma qualcuno si è dimenticato, senza fare nomi, e il nome è ovviamente il mio. Abbiamo un getto da 40 di minimo, 108 di massimo, andiamo a montare il nuovo galleggiante. Molto bene ragazzi, allora eccoci qui fuori, è passato circa 6-7 ore da prima, in quanto prima era mattina, ora siamo nel pomeriggio. Come potete vedere vi ho portato fuori lo scooter
e l'ho un pochino scaldato perché diciamo che attualmente oggi fa un freddo porco, quindi onde evitare di doverci mettere 20 minuti, visto che dovevo fare altri lavori, quindi ho approfittato per tenerlo un po' al minimo, è già diciamo sui 40 gradi. Attualmente lo scooter monta un getto da 40 di minimo. No, scusate, 42 di minimo. E per quanto riguarda il massimo abbiamo un 108, uno spillo V7, seconda tacca dall'alto, AU262 e ghigliottina da 50, mi sembra se non ricordo male. E come taratura attualmente abbiamo dei rulli da 4,2, una molla viola Malossi, e mollette rosse sulla Fly. E spessori non mi ricordo, mi sembra 0,8 fra variatore e ventolino, un solo rasamento. E niente, per il resto lamelle, vabbè, 0,25, quelle che danno in dotazione, che anche lì bisognerà giocare per trovare un giusto compromesso. Insomma, ragazzi, tutto preso e montato. E purtroppo non ho avuto ancora il tempo, causa anche il meteo, perché qui diciamo che ha piovuto abbastanza. E quindi attualmente non ho avuto il tempo, diciamo, per provarlo, per sistemarlo, anche per impegni miei. Comunque adesso lo mettiamo in moto e lo teniamo un po' al minimo. Vi faccio sentire un po' questa marmitta. Perdonate se è scarburato, ragazzi, ma ribadisco, il tempo sta cambiando di giorno in giorno e non riesco tutti i giorni a rifare la carburazione per motivi di tempo. Bene ragazzi, allora, come potete vedere, la ruota posteriore gira in quanto la frizione collide leggermente con la campana al minimo. Dovrò mettere un rasamento per ovviare a questo problema. Comunque vabbè, niente di particolare. Adesso lo faccio riscaldare un po' perché è sceso un po' di temperatura rispetto a prima. Ribadisco, nonostante ci sia il sole, la temperatura siamo sui 15 gradi, quindi è abbastanza fresco. Lo faccio scaldare un pochino, diamo qualche sgasata e dopodiché, visto che ancora sono in rodaggio, non esagererò. E dopodiché, niente, facciamo le conclusioni e sicuramente uscirà un nuovo video per quanto riguarda il primo test che faremo una volta che sarà tarato e carburato, insomma, tutto quanto messo in ordine. Insomma, lo zip, diciamo che così a primo impatto, oggi che la giornata è abbastanza fredda, si è smagrito abbastanza rispetto all'ultima volta che era leggermente grasso, addirittura adesso è leggermente magro. Quindi ovvio che col cambio stagione è abbastanza complicato, quindi sicuramente una carburazione di fino verrà fatta magari più quando la temperatura sarà stabile. Anche di taratura ho sentito che non ci siamo, nel senso è abbastanza pesante, soprattutto anche leggero di molla, quindi saranno tutte cose che poi vedremo, soprattutto la taratura una volta montati anche i rapporti, perché allungando poi il rapporto finale dello scooter bisognerà rivedere anche quella che è la taratura. Per quanto riguarda le lamelle, anche lì ci sarà da lavorare, ci sarà da vedere quale è meglio, quale è peggio, spessori, eccetera. Quindi diciamo che è tutto un motore che ovviamente ancora è in rodaggio, quindi non gli si può tirare il collo. È ovvio che è tutto un motore che si deve esordare, un motore nuovo, bisogna capire che cosa vuole, insomma, c'è del lavoro da fare e lo faremo durante quest'inverno. Sicuramente non basteranno un paio di settimane per trovare la giusta configurazione, ma un paio di mesi fra varie prove, visto che comunque non ci dedico tutti i giorni, quindi ci lavoro 2, 3, 4 volte a settimana facendo una o due prove, quindi diciamo che avendo anche altre cose da portare avanti faccio un po' fatica a dedicarmi unicamente allo zip. Tornerà l'HM, che insieme alla Joy stiamo cercando di fare un bel progetto, sempre con il TPR86, ma rivedendo alcune cose, quindi cercando di completare quella che era l'elaborazione. Abbiamo fatto diverse modifiche estetiche, che diciamo che è il lato dove la Joy interessa di più, perché sinceramente a livello di motore, anche su quel tipo di moto, ci interessa relativamente meno
all'estetica, visto che comunque la Joy gli piace molto modificare la moto, ma sul lato estetico più che sul motore. Tornerà anche il CR, visto che me lo state chiedendo veramente in tanti, con qualche video in pista, anche insieme al Galeone, eccetera. Quindi diciamo che sto cercando di riprendere il video settimanale e forse farò anche due video settimanali durante l'inverno, quando magari la situazione sarà un pochino più calma. Sicuramente vi porterò anche più video a settimana. Adesso vedo un attimo, ragazzi, con gli impegni. Spero vivamente che con l'inverno riesco a calmare un po' di più tutto quello che c'è da fare, insomma, visto che anche con i campionati poi d'inverno saremo fermi, eccetera eccetera. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a lasciare un like, un commento, fatemi sapere cosa ne pensate. Se volete altri episodi per quanto riguarda lo Zip, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, passare dal mio Instagram che trovate sotto in descrizione. Io, ragazzi, vi saluto e ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo video. Forse tornerà l'HM qui sul canale.